Buonasera a tutti voi ascoltatori di Radio Saiuz, benvenuti per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Saluto la regia centrale, Ugo Moreno da Modena. Ciao Ugo. Ciao a tutti quanti. Salutiamo anche Rosario Moreno che non è con noi, diciamo, di fatto, ma c'è spiritualmente. Salutiamo Rosario e salutiamo Massimo Bonella. Editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, ciao a tutti voi, leader personale, un saluto cordiale naturalmente a tutti i nostri ascoltatori. Perfetto. Massimo, a breve ti passeremo la linea per gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie. Per intanto la passo ad Ugo per i consueti saluti al network. Prego, Ugo. Ti ringrazio Antonella. Come tutti sapete, ormai è un rito, così si può dire, che le informazioni che passano dalla Radio Science vengono rimandate anche dagli altri web radio che collaborano appunto con noi, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salvereda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana e Modena Noi Radio da Modena. Inoltre ci si può seguire tramite la web TV di Radio Science, radiosaiuz.it e ovviamente la pagina Facebook sempre di Radio Science. Io voglio sempre ricordare che chi vuole può porre tutte le domande ai nostri ospiti, ai nostri conduttori, alle due chat presenti sul sito di Radio Science e sempre alla pagina Facebook. Inoltre si può mandare un SMS o un messaggio su WhatsApp al numero 393 7880195. Antonella, a te la palla. Che rigiro subito a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie. Allora, dunque andiamo intanto con questa nuova collaborazione con Unione Italiana. Parleremo infatti della vicina regione dell'Istria, tutta italiana potremmo dire, perché c'è un passato che la dice lunga in merito dal punto di vista storico culturale. Intanto iniziamo con questo. Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 si è tenuta mercoledì 28 giugno a Trieste la quinta riunione del Monitoring Comitato di Sorveglianza del programma operativo CIP Interreg VA Italia-Slovenia 2014-2020, che ha approvato la graduatoria del primo bando dei progetti standard. Dalla discussione sono emerse alcune osservazioni critiche sulla metodologia prescelta per quanto riguarda le valutazioni dei singoli progetti espressi dai valutatori esterni, uno sloveno e uno italiano, e eventualmente di un terzo nel caso in cui la valutazione tra i due valutatori differisca di oltre il 20% in termini di punteggio. Una riflessione che dovrà essere fatta per i prossimi bandi al fine di rendere più coerente, efficace e fluida la procedura di valutazione e di scelta dei progetti migliori. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremol, ha proposto al comitato di sorveglianza di individuare per i prossimi bandi un unico valutatore scelto congiuntamente dalle delegazioni italiana e slovena. Andiamo avanti, incontro tra l'Unione Italiana e le comunità degli italiani. Proseguono gli incontri della giunta esecutiva dell'Unione Italiana con le varie comunità degli italiani in Croazia e in Slovenia. Qui ci sono alcuni poi appuntamenti. Andiamo avanti. Dunque, pubblicati i finanziamenti della regione Friuli Venezia Giulia. L'Università Popolare di Trieste ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco dei 13 progetti su 108 presentati che a seguito del bando pubblicato a fine 2016 saranno finanziati attraverso i fondi messi a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico italiano nei paesi dell'ex Jugoslavia. Poi a Zagabria, convegno sulle minoranze nazionali. Vediamo, l'articolo è molto lungo, vediamo di fare una sintesi. Lunedì 3 luglio il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremol, assieme al segretario della giunta, Marin Corva, hanno partecipato al convegno sull'attuazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte della Repubblica di Croazia, alla luce della risoluzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 11 maggio 2017. Si è trattato di un'occasione per riflettere su un tema fondamentale, il rispetto e l'attuazione dei diritti assicurati alle comunità nazionali in Croazia.
Nel corso della riunione hanno presentato le proprie osservazioni i rappresentanti dei ministeri dell'amministrazione, della giustizia, della scienza, dell'istruzione, dello sport, della cultura, dell'interno, degli esteri e degli affari europei, dell'ufficio del procuratore dell'Agenzia per i media elettronici. Un dato importante per la comunità nazionale di italiani è emerso dalla relazione del rappresentante del Ministero dell'Interno. Gli italiani sono tra le minoranze che in percentuale maggiore richiedono le carte d'identità bilingue, circa 25.000. Vediamo ad alcuni appuntamenti flash. Dunque, andiamo in regione Campania, voi direte: ma cosa c'entra? C'entra perché adesso sentirete. Dal 3 all'8 luglio ha luogo in Campania il seminario di lingua e cultura italiana, seconda edizione in Campania, dal titolo Storia, geografia, storia dell'arte, ambiente ed economia della regione Campania e della città di Napoli, organizzato dall'Università Popolare di Trieste e dal Consiglio Generale d'Italia a Capodistria. Scusate, dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Napoli e l'Unione Italiana. Brevemente dall'Istria, dunque dal 3 al 7 luglio a Palazzo Manzioni ci sarà il laboratorio creativo estivo per bambini con il tema Zoom Zoom che estate, guidato dalla mentore professoressa Gurbach Fulvia. L'esposizione dei lavori creati dai bambini si terrà lunedì 10 luglio alle ore 18 a Palazzo Manzioni. Ad organizzare è la CAN di Isola. Andiamo avanti, dunque ci spostiamo in una bellissima città dell'Istria, Pirano, praticamente a 2 passi da Porto Rose. Venerdì 7 luglio alle ore 20 in casa Tartini a Pirano si terrà l'inaugurazione della mostra a cura di Piero Del Bello, Mare fra turismo e navigazione, l'immagine del mare nella Venezia Giulia e in Dalmazia 1890-1000. 940. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 27 agosto. Proseguiamo. Dunque, arriviamo a Trieste, martedì 11 luglio alle ore 20:30 presso l'ex lavatorio di San Giacomo a Trieste si terrà il concerto di musica classica con appendici popolari a cura del quartetto di flauti Bora, diretto da Edoardo Milani e del gruppo Serenate, guidato da Arcangelo Svettini. Vediamo altre novità di rilievo. Dunque, veniamo a Veglia. La giunta esecutiva dell'Unione Italiana, settore coordinamento e rapporti con le comunità italiane, incontra la locale comunità degli italiani e il sindaco di Veglia il giorno giovedì 6 luglio alle ore, praticamente domani, alle ore 12. Poi ancora infine abbiamo Venezia, martedì 11 luglio alle ore 12:45 presso Palazzo Ferrofini si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica Patrimonio Fortificato, Scorci inconsueti dell'Adriatico, promossa anche dalla comunità degli italiani Sartorio Sartorio di Capodistria. Bene, per la pagina dell'Istria è tutto. Io a questo punto restituisco la linea a Bari per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Dunque, pronti, vedo Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Saluto la regia centrale a Treviso con Ugo Moreno e Rosario Moreno dietro alle, diciamo, le doppie quinte, potremmo dire questa volta. E la parola adesso torna ad Antonella Intranò. Noi ci stiamo al termine per gli aggiornamenti di carattere di attualità. Prego, Antonella. Grazie Massimo. Dunque, questa sera siamo rimasti orfani, nel senso che il nostro direttore Giorgio Bongiovanni non ha potuto intervenire per degli impegni assunti svariato tempo fa. Il nostro Aaron Pettinari è in giro per l'Italia, in piena promozione. Sta portando alla conoscenza di tutti il suo libro, quel terribile 92 edizioni imprimatur, e Lorenzo Baldo, anche egli alle prese con la presentazione del suo libro. La nostra caporedattrice in pectore, Anna Petrozzi, purtroppo aveva un altro impegno, per cui, cari amici, questa sera ci dedicheremo alla lettura degli articoli pubblicati sul sito di Antimafia 2000 e in effetti non è inopportuno considerata l'importanza degli argomenti affrontati. Partiamo subito
con un articolo a firma del nostro direttore Giorgio Bongiovanni, il principe della trattativa, il pentito Pentito. della trattativa, scusate, e il potente principe. Bene, ve ne do lettura perché parla di due volumi in riedizione, molto importanti per chi volesse capire meglio e di più le logiche che soggiacciono ad ogni impresa mafiosa. Vado subito alla lettura. Con una veste nuova tornano in libreria i due volumi di Saverio Lodato, bestseller alla loro prima uscita. Ho ucciso Giovanni Falcone, edito da Mondadori nel 99, e Il ritorno del principe, Chiare lettere 2008, scritto con il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, ed entrambi in ristampa nel 2017 per le stesse case editrici. Due libri fondamentali per la formazione dei più giovani e l'approfondimento degli addetti ai lavori, che integra un importante punto di vista sulla storia del nostro paese. Disgraziatamente, un preciso quadro dei giorni nostri con contenuti drammaticamente attuali. L'intervista di Lodato a Giovanni Brusca costituisce quel risultato storico attraverso il quale, per la prima volta, un giornalista entra tra le mura del carcere duro al 41 bis per raccontare la storia di uno dei più sanguinari mafiosi di Cosa Nostra, al quale, dopo un travagliato inizio, gli viene riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia alla fine degli anni 90. È in questo volume che Brusca parla di trattativa ante litteram, rivelando a Lodato e contemporaneamente ai magistrati del processo Borsellino Ter fino al recente dibattimento sulla trattativa Stato-mafia, l'esistenza di dialoghi tra Cosa Nostra e istituzioni per mezzo di uomini dei carabinieri e di Vito Ciancimino da un lato, del medico mafioso Antonino Cinnà tramite del vertice corleonese dall'altro. Si tratta dei primi accenni ai quali seguono dichiarazioni di Brusca a rate negli anni successivi sui ruoli di Salvo Lima e Giulio Andreotti, per arrivare alle recenti rivelazioni, dopo le intercettazioni da parte della Procura di Palermo, sui rapporti tra Cosa Nostra, Forza Italia e l'ex censore condannato Marcello Dell'Utri. Un piccolo inciso, proprio questa sera sulla 7 è stata mandata in onda un'intervista a Marcello Dell'Utri. Pare che anche egli lamenti che le sue condizioni di salute risultino incompatibili col regime carcerario. Sembra che stia seguendo la scia di Totò Riina, anche egli ha avanzato le stesse richieste proprio in virtù di uno stato di salute alquanto precario. Sembra, Ugo, che ci sia, come dire, un tentativo di... Un'epidemia. Carcere sì, un'epidemia... dove si ammalano, sì. Ma vedrei di Senza più, naturalmente vedrei, prendere in giro nessuno. no, ormai abbiamo capito che dietro certe richieste ci sono delle logiche ben precise. Ricordiamo che Marcello Dell'Utri appunto sta scontando una pena per associazione mafiosa, per cui sembra abbastanza curioso che a breve distanza dalle richieste di Riina arrivino anche quelle di Marcello Dell'Utri. Ma andiamo avanti nella lettura dell'articolo. Dunque, in queste pagine si intersecano la storia della mafia, l'ascesa al potere di Totò Riina, l'assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo, fino alla preparazione delle stragi di Capaci, quando l'ex mafioso di San Giuseppe Jato premette il telecomando che fece saltare in aria l'autostrada per eliminare il giudice Giovanni Falcone. Ricordi vissuti dallo stesso Brusca, che inizia a collaborare con la giustizia nel momento in cui si rende conto degli inganni del capo dei capi verso tutta Cosa Nostra e di come il pentito fosse venuto a conoscenza per tramite del collaboratore deceduto Salvatore Cancemi, che Riina avesse decretato la sua morte per uno sgarbo in faccende di droga. Né Il ritorno del principe, Scarpinato e Lodato spiegano come in Italia da oltre un secolo vivono e prosperano le organizzazioni criminali in quanto uomini ai vertici dello Stato, soggetti appartenenti all'alta finanza o alla massoneria, hanno dominato attraverso una politica autoritaria e di stampo fascista, a discapito di una debole democrazia che è andata avanti tra pochi alti e molti bassi. Un potere che, quando non basta più l'esercizio dell'autorità, le cui peculiarità furono già eccellentemente descritte nel Principe di Machiavelli, ricorre all'omicidio o alla strage, eliminando l'avversario di turno, due nomi su tutti, Falcone e Borsellino.
e lo fa servendosi di o accordandosi con le stesse organizzazioni criminali con le quali tratta o ne condiziona le strategie. Un libro tragicamente attuale che mette in luce come la democrazia in Italia e il rispetto di tutti i ruoli e poteri non sia mai stata veramente tutelata ed esercitata in maniera libera e trasparente, e che costituisce una preziosa analisi dei periodi stragisti e di tensioni succedutisi nella nostra Repubblica. In entrambi i volumi dati in ristampa, così come nei suoi articoli, ciò che si ritrova nelle analisi di Saverio Lodato è l'insistenza nel far emergere una volta per tutte gli strettissimi rapporti tra Stato ed organizzazioni criminali, quasi una sorta di contropotere che i vertici delle istituzioni usano per esercitare il potere. E solo quando si deciderà definitivamente questo doppio filo tra Stato e mafia potremo dire un giorno che questa è stata davvero sconfitta. Questo è l'articolo del nostro direttore Giorgio Bongiovanni, e sono due volumi che vi consigliamo caldamente di leggere. Sceglieteli come letture per questa estate, perché quanto scritto in questi volumi vi accompagnerà per il proseguio della vostra vita. Quindi, come cittadini, è importante che si comprendano le logiche di quello che sono state le trattative ante litteram, così definite da Sono Brusca, e state. tutt'oggi in corso. Ancora, rispetto al processo trattativa e alle intercettazioni di Graviano in carcere, andiamo a leggere l'articolo a firma di Aaron Pettinari, il caporedattore di Antimafia 2000. Le intercettazioni in carcere tra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e il compagno Dora Daria, il camorrista Umberto Adinolfi, entrano ufficialmente nel processo trattativa Stato-Mafia. Questa mattina, infatti, parliamo del 29 giugno, il presidente della Corte d'Assise di Palermo, Alfredo Montalto, ha accolto in parte la richiesta dei PM di acquisire le conversazioni tra i due boss, registrati quando erano detenuti al carcere di Ascoli Piceno, e quella tra lo stesso capomafia siciliano e la moglie, in cui si parla del concepimento in carcere del figlio del capomafia di Brancaccio. Un passaggio importante perché in un'altra conversazione il boss aveva confidato al camorrista di aver incontrato e messo incinta la moglie mentre era detenuto al 41 bis. In totale, su 32 che l'accusa avrebbe voluto acquisire, la corte ne ha ammesse 21, mostrando l'intenzione di ritenere rilevante per il processo, ormai alle battute finali, l'argomento sollecitato dalla procura. Dialoghi dal contenuto esplosivo con Graviano che tira in ballo pesantemente l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Berlusca mi ha chiesto questa cortesia, per questo c'è stata l'urgenza. Lui voleva scendere, però in quel momento c'erano i vecchi e lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa, dice alla sua dama di compagnia, il suo interlocutore che appunto è Umberto Aldinolfi. E poi ancora, Berlusconi, quando ha iniziato negli anni 70, ha iniziato con i piedi giusti, mettendoci la fortuna che si è ritrovato ad essere quello che è. Quando lui si è ritrovato un partito così nel 94, si è ubriacato e ha detto: non posso dividere quello che ho con chi mi ha aiutato. Piglio le distanze e ha fatto il traditore. Queste sono appunto le parole testuali dell'intercettato di Graviano. Il boss è indagato sempre per attentato a corpo politico dello Stato nell'ambito di un altro filone di indagine e lo scorso 28 marzo, quando i magistrati gli hanno contestato il contenuto delle intercettazioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere, spiegato di essere distrutto fisicamente e psicologicamente, con tutte le malattie che ho da 24 anni, subisco vessazioni, denunciate alla procura. Entrano in stanza, mi mettono tutto sotto sopra, mentre cammino perdo l'equilibrio e mi è stata diagnosticata una patologia per la quale perderò la memoria. Queste sono sempre parole di Graviano, sottolineiamolo. Adesso però la Corte ha anche ammesso la sua testimonianza al processo. Cosa farà Madre Natura, così soprannominato? Sempre oggi la Corte ha stabilito di respingere in quanto irrilevante la richiesta dell'avvocato Milio, difensore degli imputati Mori e Subranni, di sentire il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.
ammesse invece le deposizioni del pentito Ciro Vara, dell'ex capo del Sismi Nicolò Pollari e della guardia penitenziaria che avrebbe sentito dichiarazioni del boss Totorina, pure imputato al processo sui rapporti tra Vito Ciancimino e Licio Gelli. Respinti invece l'acquisizione della cartella clinica di Riina e i confronti tra Paolo Cirino Pomicino, Vincenzo Scotti e Giuliano Amato. Anche questo un importante articolo al quale però naturalmente c'è un seguito e andiamo naturalmente per completezza a riportarlo. Dunque, siamo di spalla. Sempre a firma di Aaron Pettinari, trattativa Graviano sulla nascita del figlio. Non potevo dire la verità. Sempre di Aaron Pettinari, come dicevo. Depositate le intercettazioni in cui parla con la moglie. Sono ancora le intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano a tener banco al processo trattativa Stato-mafia che oggi è ripreso nell'aula bunker dell'Ucciardone. Dopo il dibattito acceso delle scorse settimane sulla consapevolezza o meno del boss di Brancaccio e del suo compagno di socialità, il camorrista Umberto Adinolfi, i PM hanno voluto depositare una nuova intercettazione con il capomafia siciliano, sempre protagonista. A colloquio con il mafioso, stavolta ci sono la moglie, Rosalia Galdi, detta Bibiana, ed il figlio Michele. Si tratta di una prova sopraggiunta, ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, per la prima volta in aula da applicato al processo. Chiediamo alla Corte la trascrizione di un colloquio in carcere in data 23 aprile 2016. È stata registrata ben 10 mesi prima della notifica dell'informazione di garanzia e per noi è molto importante per la valutazione che dovrà fare la Corte sotto il profilo dell'inconsapevolezza di Graviano di essere intercettato. In quel colloquio, Madre Natura, così è soprannominato il capomafia di Brancaccio, racconta alla moglie della visita in carcere della Commissione europea contro le torture. Durante l'incontro, i commissari gli chiesero chiarimenti proprio sul concepimento del figlio e sulle polemiche sorte quando si seppe che la donna era rimasta incinta mentre il marito era detenuto al 41 bis. Graviano, ha spiegato Di Matteo, dice alla moglie e al figlio: «Ho detto loro che il mio rapporto sessuale risaliva a quando ero ancora latitante, di certo non potevo dirgli la verità». Secondo gli inquirenti, ciò confermerebbe quanto raccontato dal boss ad Adinolfi sulle visite della moglie in cella e sul concepimento del bambino in carcere. Alla dama di compagnia avrebbe riferito che la moglie era stata fatta entrare in carcere ed avrebbe dormito con lui. Sebbene sarebbe questa dunque la prima prova portata alla Corte sulla genuinità delle parole di Graviano. Lo scorso 19 giugno il PM Vittorio Teresi, alla presentazione del libro Quel terribile 92, Teresi ha dichiarato: «Abbiamo le prove che Graviano non sapesse di essere intercettato». Aveva inoltre dichiarato: «Noi abbiamo prove assolutamente inconfutabili che porteremo ai giudici del fatto che Graviano non sapesse di essere intercettato». E poi aveva aggiunto: «Da una saletta dove fanno i colloqui, i due vedono una telecamera e quindi è logico che abbiano il sospetto, ma nel cortile del passeggio esterno, no, non possono scendere nei dettagli, ne parleremo al processo». Di questo secondo dettaglio oggi non si è parlato durante il dibattimento, ma le difese hanno già presentato la propria opposizione all'acquisizione dei verbali trascritti. Sia i legali di Mori, Subranni e De Donno che l'avvocato dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri si sono opposti all'ammissione delle intercettazioni di Graviano agli atti del processo. Secondo il legale di Dell'Utri, l'avvocato Giuseppe Di Peri, le parole di Graviano non sarebbero genuine, perché come si evincerebbe dalla loro lettura integrale, il capomafia sapeva benissimo di essere intercettato. Tuttavia, nel suo intervento non si è fatto specifico riferimento sul luogo in cui questi colloqui avvenivano, evidenziando invece i momenti in cui i due mafiosi abbassavano il tono di voce. Resta evidente un dato. Appare evidente che un boss come Graviano, ogni volta che apre bocca durante i processi, vedi processo Dell'Utri o Borsellino Quater, ha sempre avuto l'interesse di lanciare un messaggio.
A prescindere o meno dalla consapevolezza della presenza delle cimici, perché nessuno si sofferma a ragionare sul contenuto del messaggio? A chi si sta rivolgendo e perché si citano, proprio quegli interlocutori? Nel suo flusso di coscienza, Graviano parla di promesse mancate, di verità che solo lui possiede. Sulla strage di Via D'Amelio, la verità la so solo io, ha detto. Dunque, ogni sua parola, così come nel recente passato è stato per quelle di Totò Riina, va valutata con assoluta attenzione. O ancora una volta si vuol far finta di nulla, archiviando come vecchia storia certe vicende. Ovvio che le parole del boss di Brancaccio non possono essere prese con leggerezza, ed è altrettanto vero che queste avrebbero un peso differente se lo stesso avviasse una collaborazione con la giustizia anziché trincerarsi dietro al quando sarò in condizioni, sarò io stesso a cercarvi o a chiarire alcune cose. Nella giornata odierna, i PM hanno anche chiesto l'esame di alcuni collaboratori di giustizia, come Salvatore Grigoli, Antonio Calvaruso e Vincenzo Lapiana, su argomenti che spaziano dai rapporti tra Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e Vittorio Mangano nel periodo 93-94, all'interesse che è il sostegno di Bagarella per il movimento politico Sicilia Libera. Sull'ammissione di queste testimonianze si è opposta la difesa di Dell'Utri, mentre ancora devono pronunciarsi altre parti. Intanto l'avvocato del generale Mario Mori, Basilio Miglio, opponendosi all'ammissione delle intercettazioni del boss Graviano, ha già chiesto, qualora venissero ammesse le citazioni, a deporre dei testimoni Vladimir Putin e Ilda Boccassini, in quanto Graviano nelle intercettazioni parla anche dell'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Secondo i legali di Mori, sarebbe necessario sentire Putin in merito ad un'indagine di Giovanni Falcone e del procuratore russo Stefankov sui fondi neri intascati dal PDS e provenienti dal PCUS. La Boccassini, invece, sarebbe sentita in merito alle indagini svolte. Scusate, si è, ecco. In merito alle indagini svolte, scusate, c'è un momento di buio, le indagini svolte sulle stragi del 92. Infine, i difensori dell'ex ministro Nicola Mancino, che al processo risponde di falsa testimonianza, hanno fatto presente che qualora fossero ammessi i confronti tra gli ex politici Paolo Cirino Pomicino, Giuliano Amato e Vincenzo Scotti, chiesti dai PM, revocherebbero la rinuncia a citare come testimoni il capo dello Stato Sergio Mattarella, decisa invece nelle scorse udienze. La parola ora passerà alla Corte, che giovedì prossimo risponderà a tutte le istanze fin qui presentate. Quindi, dopo Giorgio Napolitano, sentito quando ormai era già ex capo di Stato, potremmo L'attuale capo di Stato, ascoltare sì. le dichiarazioni dell'attuale capo di Stato. Chissà se anche questa volta ci sarà una levata di scudi come nella precedente. E il capo dello Stato può permettersi anche questo, insomma, la nostra Costituzione lo consente. Mattarella ha un cognome importante nella storia del nostro paese, quindi speriamo di non dover assistere ad un diniego come fu per Giorgio Napolitano. Andiamo ora a leggere l'editoriale di Francesco Saverio Lodato, Quel mal di pancia per l'agenda rossa e Giuseppe Graviano, questo è il titolo. La lotta alla mafia con l'agenda rossa di Paolo Borsellino e la lotta alla mafia senza l'agenda rossa di Paolo Borsellino non è uno scioglilingua. Fra le due espressioni passa infatti tutta la differenza che passa fra chi vuole sconfiggere la mafia in vista di una sua definitiva scomparsa e chi invece si accontenta di fronteggiarla all'infinito, non trovando niente di strano che con essa si possa o si debba convivere. L'intera famiglia Borsellino, in questo quarto di secolo che ci separa dalla strage di Via D'Amelio, ha ripetuto che nei 57 giorni prima della sua morte, Paolo Borsellino aveva preso l'abitudine di trascrivere nella sua agenda rossa gli appunti più delicati sulle indagini scottanti che ormai, vista la scomparsa di Giovanni Falcone, era costretto a portare avanti da solo. L'agenda rossa non è mai stata ritrovata.
L'argomento fu affrontato nei diversi tronconi processuali che sin qui si sono celebrati a Caltanissetta, con la conclusione però che tutte le persone chiamate in ballo a vario titolo furono alla fine scagionate dall'accusa di aver dolosamente occultato l'agenda rossa. Difficilmente, 25 anni dopo, assisteremo a colpi di scena e improbabili ritrovamenti. All'agenda rossa si richiamano i giovani di tutta Italia che ogni anno si riversano a Palermo per tornare a chiedere verità e giustizia sulla strage del 19 luglio. Sull'agenda rossa sono stati scritti libri, valanghe di articoli, messe su trasmissioni televisive, perché pur no, non potendo essere mai stata ritrovata, assume un valore simbolico così devastante. Secondo i minimalisti della materia, sarebbe presto detto: è un piatto troppo ghiotto perché i dietrologi di ogni specie ci possano rinunciare. Troppa bella storia, incalzano i minimalisti, per non essere vera. E così i dietrologi possono essere serviti. Quanto a loro, è sempre dei minimalisti che stiamo parlando, il teorema vincente suona così: l'hanno cercata, non l'hanno trovata, ecco dunque la prova che l'agenda rossa non è mai esistita. E così si è detto en passant, si ripete all'infinito, la storia del diario del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mai ritrovato nella sua cassaforte a Villa Paiano, o quella del diario elettronico di Giovanni Falcone, e del quale furono rese note meno di una mezza dozzina di pagine. Ma torniamo a oggi. Resta da spiegare come la mettiamo con l'intera famiglia Borsellino, che sull'esistenza dell'agenda rossa è pronta a giurare. Ebbero le travegole negli ultimi giorni di vita di Paolo? Ebbe le travegole Lucia Borsellino e di quell'agenda chiese conto in ragione al questore Armando La Barbera, che fu plenipotenziario con quali esiti e con quale scopo si sarebbe capito nei decenni successivi, proprio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio? O i minimalisti pensano che i familiari inventano di sana pianta questa circostanza solo per il gusto di fare casino? Sul punto i minimalisti, più che glissare, tacciono, essendo per loro un teorema concluso. Non è mai stata trovata, non è mai esistita. Facile a dirsi. Il cuore delle indagini parziali su quanto accadde, è infatti tutto qui. Ricostruire dai suoi veri appunti a cosa lavorò il magistrato nei suoi ultimi giorni che lo separavano dalla morte. Consentirebbero di gettare luce su quelle responsabilità che non furono solo di cosa nostra. Eppure, incredibilmente, a giudicare dal tempo che è trascorso, qualcosa si muove. Appena qualche giorno fa, Alfredo Montalto, presidente della Corte d'Assise di Palermo, di fronte alla quale si sta celebrando il processo per la trattativa Stato-mafia, ha deciso di acquisire 21 colloqui sui 32 richiesti dal PM Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, tra Giuseppe Graviano, boss di Brancaccio, uno degli ergastolani per Via D'Amelio, e il camorrista Umberto Adinolfi, nel carcere di Ascoli Piceno, in cui erano entrambi detenuti, e colloqui anche fra il Graviano e la moglie. Vogliamo dirlo che per definirli colloqui scabrosi è poco? Graviano fa riferimento a più riprese a Silvio Berlusconi, dal quale si sarebbe pervenuta la richiesta di un'inquietante cortesia. Riferimenti a Forza Italia, a Marcello Dell'Utri, a tavoli non meglio identificati ai quali lui stesso si sarebbe seduto insieme ai dirigenti azzurri. E in genere il boss di Brancaccio si dice abbandonato e tradito, è in quel carcere da 25 anni, proprio da quelli che grazie a lui fecero le loro ricchezze. Come non bastasse, svela che le guardie carcerarie gli fecero il favore di autorizzare sua moglie ad incontrarlo, nonostante fosse detenuto, consentendogli di realizzare il suo desiderio, mettere al mondo un figlio. Sin qui parole e immagini di Giuseppe Graviano. Tutto vero? Tutto falso? Un po' dell'uno e un po' dell'altro? Noi, che se dovessimo scegliere di appartenere al partito dei minimalisti o a quello dei dietrologi, propenderemmo tanto per non sbagliare, visto che siamo in Italia per il secondo, non ci avventuriamo in giudizi sulle parole del Graviano. Non tocca a noi. Certo, ci lascia da pensare che il presidente Montalto voglia vederci chiaro e sino in fondo.
Come ci ha lasciati stupefatti l'atteggiamento di quegli opinionisti antimafiosi che sin dal primo istante hanno sentenziato. Graviano sapeva di essere intercettato. E di quegli altri opinionisti antimafiosi che si sono schierati fra il cagitabondo e il dubbioso, così se Giuseppe Graviano è davvero uomo d'onore di Cosa Nostra. Coraggio, un altro passetto in avanti. Graviano sapeva di essere intercettato, non è uomo d'onore. In conclusione, tutto quello che ha detto non esiste. Un po' come per l'agenda rossa. La lotta alla mafia con o senza l'approfondimento delle frasi di Graviano? Neanche questo è uno scioglilingua. E ci si confronta. E ci si confronta che dei colloqui della discordia si discuterà nel processo di Palermo per la trattativa Stato-mafia. Il fatto è che anche noi, come milioni di italiani, ne vorremmo sapere di più sulla tragica fine di Giovanni Falcone e, Paolo Borsellino. Questo è l'editoriale di Saverio Lodato, al quale non ho reso onore, ma mi perdonerete, l'ora è tarda, l'occhio è stanco. E purtroppo si fa un po' fatica. A questo proposito, voglio ricordarvi che il 17 luglio a Palermo si terrà la consueta conferenza pubblica organizzata da Antimafia 2000 e quest'anno è particolarissimo, vuoi perché ricorre appunto il 25esimo anniversario, vuoi perché gli ospiti sono davvero importanti. Abbiamo Nino Di Matteo, Giuseppe Lombardo, Gianfranco Donadio, Antonio Ingroia, Saverio Lodato, Salvatore Borsellino e Giorgio Bongiovanni, naturalmente. Modererà Maurizio Torrealta. Vi do l'informazione precisa. Lunedì 17 luglio 2017, ore 20, presso l'atrio della Facoltà di Giurisprudenza, via Macheda 172, in occasione dell'anniversario della strage di Villa Amelio, avrà luogo la conferenza In che Stato è la mafia? Organizzato dall'Associazione Culturale Falcone e Borsellino in collaborazione con la Rete Universitaria Mediterranea e Contrariamente. A 25 anni dalla bomba che uccise Paolo Borsellino, insieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, resta ancora senza volto chi, dietro Cosa Nostra, volle e ordinò l'eliminazione del magistrato a soli 57 giorni dalla strage di Capaci. Ferite ancora aperte che non potranno essere sanate fino a che non sarà data piena risposta a questi interrogativi irrisolti. Interverranno in qualità di relatori Nino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia, Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gianfranco Donadio, magistrato e attuale componente della commissione Moro, Antonio Ingroia, avvocato ed ex PM di Palermo, Saverio Lodato, giornalista e scrittore, Salvatore Borsellino, fondatore del movimento Agende Rosse e fratello di Paolo Borsellino, e il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. La conferenza sarà moderata dallo scrittore e giornalista Maurizio Torrealta. Ricordiamo che naturalmente l'ingresso è libero e la conferenza sarà trasmessa in diretta streaming. Quindi ognuno di voi sarà presente, pur collegandosi con lo streaming che troverete più in là nel tempo naturalmente sul sito di Antimafia 2000 e naturalmente Radio Saius sarà presente con la diretta. Ancora, parliamo del caso Niceta. Questo è un caso davvero tutto italiano, verrebbe voglia di dire. Il caso Niceta è riportato di spalla a cura della redazione di Antimafia 2000. Angelo Niceta è testimone di giustizia ed è al 34esimo giorno di digiuno. Una nuova presa di posizione da parte della Procura di Palermo in merito alla situazione di Angelo Niceta, l'imprenditore palermitano in sciopero della fame da ben 34 giorni, per chiedere allo Stato risposte sulla sua protezione e vedere riconosciuto il suo status di testimone di giustizia, dopo che nei mesi scorsi ha visto la modifica a quello di collaboratore, nonostante a suo carico non vi siano richieste per reati di mafia.
a dare la notizia del nuovo atto è lo stesso legale di Niceta, Rosalba Vitale, con una nota. Siamo certamente soddisfatti di questo primo importante passo avanti comunicatoci appena stamattina. La Procura di Palermo, in persona del dottor Lovoi e del dottor Scarpinato, ha trasmesso ufficialmente ieri alla Commissione Centrale Antimafia la proposta per l'ammissione del signor Angelo Niceta alle speciali misure di protezione nella legittima qualità di testimone di giustizia. Tenendo in considerazione l'inerzia che per circa un anno e mezzo ha contraddistinto le istituzioni competenti per il caso in questione, nonché la noncuranza di tali aspetti legali che andavano tempestivamente messi in risalto e che hanno causato la degenerazione della situazione come attualmente la si trova, si ricorda che insieme al signor Niceta anche la moglie e i quattro figli a lui congiunti sono vittime di questo sistema ed in costante pericolo. Secondo l'avvocato, l'iter che si è appena concluso di acquisizione degli elementi di valutazione conferma la sussistenza dei presupposti per l'odierna proposta di ammissione alle misure speciali di protezione, come già a suo tempo disposte, nonché il pericolo attuale e concreto che il testimone di giustizia Angelo Niceta ed i suoi congiunti corrono. Naturalmente è fondamentale ricordare anche che il percorso intrapreso non si è ancora concluso, dovendo la Commissione centrale disporre concretamente l'attuazione della misura speciale adeguata per Angelo Niceta e la sua famiglia. Lo stesso Niceta ha poi commentato la notizia. È la Procura che valuta se sono una vittima o un colpevole, che si deve pentire di qualcosa. Se ho deciso nella persona del procuratore capo Francesco Lovoi, in quella del procuratore generale Roberto Scarpinato, di reiterare la richiesta del cambio di status, evidentemente mi hanno riconosciuto come vittima. Intanto, questa mattina, di fronte alla prefettura di Palermo, c'è stato un sit-in da parte dei cittadini che si sono schierati al fianco del testimone di giustizia, lanciando anche una petizione online per raccogliere le firme necessarie per chiedere che siano rispettate le regole. Petizione che ha già raggiunto circa 25.000 sottoscrizioni. Sul caso Niceta è intervenuto anche il deputato del PD, Davide Mattiello, che in Commissione parlamentare antimafia guida il Comitato sui testimoni di giustizia e le vittime di mafia e che nei giorni scorsi ha posto l'attenzione su questo caso. Questi segnali ci confortano perché dimostrano che non ci sia stato alcun ripensamento da parte della Procura. Per il signor Niceta i segnali sono importanti, ma non bastano più, ha detto il deputato. Ora però la burocrazia non diventi un peso insormontabile, ne va della credibilità dello Stato, oltre alla salute di Niceta, che sta continuando lo sciopero della fame. La Prefettura di Palermo, sia per via ordinaria attraverso il Comitato Provinciale, sia in via d'urgenza, ex articolo 17, in attesa della de deliberazione della Commissione Centrale per le speciali misure, può intervenire tempestivamente per garantire le migliori condizioni di sicurezza che prioritariamente vanno assicurate in località d'origine. Da parte nostra non verrà meno l'attenzione sulla vicenda. I magistrati Nino Di Matteo e Pierangelo Padova della DDA di Palermo avevano chiesto già tempo fa il riconoscimento dello status di testimone di giustizia a Niceta, che da mesi collabora con i PM palermitani. Ora, naturalmente, in fondo alla pagina è possibile trovare gli articoli correlati che meglio e più approfonditamente spiegano la vicenda di questo collaboratore. Tornando sulla homepage di antimafia2000.com, vi vado a segnalare la strategia dell'inganno, il libro Verità di Stefania Limiti, recensito dal nostro direttore Giorgio Bongiovanni, e ancora nella sezione Mafia News, Cosa Nostra, Croce sulla porta del GUP di Palermo Aiello. Di Antimafia 2000. Sale l'allerta al Palazzo di Giustizia di Palermo. Questa mattina il giudice Nicola Aiello ha trovato una croce disegnata sulla porta della sua stanza. Questi sono i soliti segnali che, come dire, generano inquietudine non solo negli ambienti giudiziari, ma anche
per noi lettori, insomma. Sulla porta della sua stanza, appunto, come dicevamo, il giudice Nicola Aiello ha trovato questo segnale decisamente sinistro e intimidatorio su cui ora indagano i carabinieri di Palermo. Proprio oggi, vale a dire il 5 luglio, quindi quest'oggi, all'aula bunker del Lucciardone si sta svolgendo il processo contro alcuni esponenti dei mandamenti di Porta Nuova e Villa Abate, arrestati nell'operazione Pantarei del dicembre 2015, che mise alla sbarra anche boss delle famiglie di Borgovecchio e Bagheria. L'udienza vede il GUP Aiello impegnato nel giudizio in abbreviato 39 persone accusate a vario titolo di mafia ed estorsioni. Le condanne chieste dai PM della DDA di Palermo, Caterina Malagoli e Francesca Mazzucco, superano i 3 secoli di carcere. Per il collaboratore di giustizia, Giuseppe Tantillo, sono stati chiesti 5 anni. Un processo in rito abbreviato che gli imputati sembra abbiano cercato di ostacolare in diversi modi. I legali di alcuni imputati, infatti, avevano ricusato il giudice Aiello, contestando che in alcun modo fosse entrato nel merito delle accuse e perciò non poteva più garantire quella terzietà necessaria per emettere la decisione che spetta al GUP. La Corte d'Appello, a dicembre scorso, ha invece confermato Aiello. Oggi questo nuovo atto intimidatorio ha ancora tutto da chiarire. Il giudice intanto si è detto sereno in attesa delle indagini dei carabinieri. La redazione di Antimafia 2000 esprime completa e sentita solidarietà al giudice Nicola Aiello, nella speranza che si faccia chiarezza sul fatto quanto prima. Sono brutti segnali questi, non solo nei confronti del giudice, ripeto, ma di tutta la società civile. Ancora 'Ndrangheta, 16 arresti tra i clan della Locride di Emiliano Federico Caruso. Una vasta e complessa operazione ha riunito vari filoni di indagine fino a smantellare i vertici di 23 clan calabresi, ricostruendone meccanismi e gerarchie. Con l'operazione Mandamento Ionico, che ha portato anche al sequestro preventivo di un complesso immobiliare e di 13 società, oltre 1.000 carabinieri, tra il nucleo investigativo di Locri, la compagnia di Bianco, il reparto operativo di Reggio Calabria e gli agenti del ROS, nel corso della notte hanno arrestato 116 esponenti, con 291 iscritti al registro degli indagati, di 23 clan della Locride, praticamente tutti quelli attivi nella zona, comprese le 'ndrine di Sinopoli, paesino dell'Aspromonte, da sempre considerato zona strategica di collegamento con i clan di Gioia Tauro. L'indagine, già conosciuta come Operazione Reale, è tra le più vaste e importanti mai realizzate finora. È il risultato delle analisi di documenti, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dell'unione di vari filoni investigativi, tra cui il Blu Notte dei ROS di Reggio Calabria e i vari Edera, Eirene, Arcadia, Meta, Intreccio, Crimine, Saggezza, Solare, Acero, insomma tutta una serie di inchieste che sono culminate appunto in questa operazione. I 140 capi di imputazione comprendono praticamente l'intero manuale del perfetto camorrista, tra associazione mafiosa, il 416 bis, porto illegale di armi, riciclaggio, truffa, estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d'asta e trasferimento fraudolento di valori. Tutto questo aggravato dalla chiara intenzione di favorire i clan, grazie anche a infiltrazioni negli apparati politici, in particolare quelli per l'affidamento degli alloggi popolari, per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia, del Centro di Solidarietà Santa Maria, del locale Ostello della Gioventù e delle linee ferroviarie Sibari-Monasterace. Finora non sono emersi collegamenti con la politica, fatta eccezione per il coinvolgimento, ancora da chiarire, di alcuni amministratori di Careri. I carabinieri hanno scoperto l'esistenza di una sorta di vertice, chiamato Provincia degli Affiliati, con una rigida gerarchia all'interno della quale agivano vari gradi tra capocrimine, maestro di giornata e contabile, oltre ad altri nomi in codice come Stella, Cavaliere di Cristo, Crociata e Capo Corona, relativamente ad alcuni tra le più potenti cosche calabresi. E
E qui l'articolo si fa ancora abbastanza lungo e vi invito alla lettura perché, non essendo io questa sera in particolare forma, non vorrei penalizzare un articolo che invece va assolutamente letto. Andando avanti, nella sezione terzo millennio, nel settore guerre. Un titolo che ha colpito non appena abbiamo aperto appunto la pagina di Antimafia 2000. Ora, senza ISIS, è guerra dell'Occidente contro Assad e sullo sfondo contro l'Iran e la Russia di Americo Mascarucci. Ancora di contro, crisi. Sfruttamento, stupri e aborti. Le braccianti rumene in Sicilia vivono ancora come schiave di Antonello Mangano. Ancora nella sezione estero, l'astrofisico Hawking, per colpa di Trump la Terra scotterà come Venere. Questo è un articolo importantissimo perché purtroppo le nefaste politiche ambientali che Donald Trump sembra aver scelto porteranno inevitabilmente ad un aggravarsi della situazione del pianeta, una situazione che ricordiamo è già al limite. È già al limite di sopravvivenza. Quindi sarebbe opportuno che noi tutti prendessimo coscienza di quella che ormai è una realtà che viviamo. Tutti quanti ormai abbiamo Punto di constatato non ritorno, il ci sarà punto un di non monte, ci sarà un ritorno. punto di non ritorno. Perché ormai tutti quanti L'aumento della constatiamo. CO2 bisogna contenerla entro 2 gradi, non di più, Il altrimenti cambiamento rischiamo, climatico ormai è sì, sotto gli occhi di tutti. rischiamo di avere l'inondazione delle città rivieraschi. Esattamente, un innalzamento dei livelli delle acque, quindi uno sconvolgimento totale del pianeta, per cui sarebbe bene che ognuno di noi cominciasse un po' a Non so chi rendersene le ha, conto. sicuramente avrà delle notizie diverse da quelle che, ma gli scienziati di tutto il mondo ormai parlano di acidificazione degli oceani, diciamo, ormai tutti i sistemi tampone della Terra sono già stati impegnati al massimo, l'unica soluzione è diminuire drasticamente l'emissione della L'unica soluzione è CO2. un cambio radicale del nostro stile di vita, Ma quindi. Ancora nella sezione opinioni, attualità. Consip, Marco Lillo, Subutco, Chiacciarelli, PM di Roma hanno preso un granchio. Mi sentano. Il giornalista del Fatto Quotidiano, e andiamo a dare brevemente, sì Ugo, ho capito, andiamo a dare brevemente lettura. Questa mattina, tra l'altro, l'abitazione di Marco Lillo e della sua compagna, nonché la redazione del Fatto Quotidiano, sono stati perquisiti. Quindi è una situazione abbastanza particolare questa. Allora, il giornalista del Fatto Quotidiano, autore degli scoop su Lotti e Renzi, interviene dopo che la Procura di Roma ha indagato il magistrato napoletano e la conduttrice di Chi l'ha visto per rivelazioni di segreto. Sono innocenti e la procura si è sbagliata. Vado in procura oggi stesso. Quindi prendete consapevolezza dell'esistenza di questo articolo e leggetelo perché quanto sta accadendo, insomma, è abbastanza inquietante. Marco Lillo non risulta essere indagato per questo filone di indagine, per cui non si capisce la ragione per la quale la sua casa privata e la redazione presso la quale lavora siano state quest'oggi perquisite. Ancora annullamento 41 bis per boss mafioso anziano Kelly, non è possibile, di Giovanna Maggiani Kelly. Giovanna Maggiani Kelly, andiamo a leggere molto molto rapidamente. Torna a pronunciarsi la Corte di Cassazione sull'applicazione del 41 bis, lo fa molto vicino a quella che sarà la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna nel merito del caso del boss Salvatore Riina, al quale accennavamo poc'anzi, naturalmente. Un boss mafioso anziano può avere cancellato il 41 bis anche se reo di strage, dice la Corte Suprema. Non è possibile, ma cosa si crede che sia una strage terroristica, eversiva per le vittime dell'attentato? Un torto qualunque per un reato normale, non per un reato gravissimo della portata pari alla rovina di vita?
Insomma, la Suprema Corte interviene con grande comprensione sull'anzianità del detenuto reo di strage, ma noi non comprendiamo, visto che il sistema carcerario italiano è più che idoneo a qualsiasi tipo di età. E poi, per contro, per lo stesso senso di giustizia, non si prova in nessun modo a seguire l'iter di vita di chi viene colpito da una strage terroristica eversiva con 277 kg di tritolo. L'iter del calvario di una vittima del terrorismo mafioso è al di fuori di te, luogo è lungo e tortuoso. Non finirà mai questa crocifissione delle vittime, se a piantare i chiodi saranno anche le corti di giustizia. Ricordiamo che Giovanna Maggiani Kelly è il presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, per cui è una voce più che autorevole per esprimere un'opinione di questo tipo qui. Ancora nella sezione di La Tua, dichiarazioni di Bubbico sul caso Niceta. Bene, ma ora si intervenga in tempi rapidissimi. Altra cosa di cui bisogna. Altra cosa che va assolutamente seguita è il caso di cui parlava anche il nostro editorialista Massimo Bonella in apertura di spazio aperto in chiusura, scusate, di spazio aperto alle 18:30. Alpi e Crovatin, archiviati dallo Stato? Dunque, domani a Roma la presentazione del libro di Luciana Alpi. Esecuzione con depistaggi di Stato, causa edizioni, all'indomani della richiesta di archiviazione del caso. Ho dovuto assistere alla prova di incapacità data senza vergogna per ben 23 anni dalla giustizia italiana e dei suoi responsabili, dichiarava Luciana Alpi lo scorso marzo, delusa e amareggiata dall'esito di tanti anni di indagini e depistaggi sul caso Alpi Crovatin. Ieri è arrivata un'altra doccia fredda con la notizia sconcertante della Procura di Roma che ha chiesto l'archiviazione delle indagini sulla morte di sua figlia Ilaria e del collega, l'operatore Miran Crovatin, assassinati in Somalia a Mogadiscio il 20 marzo del 94. Le motivazioni sono state firmate dal pubblico ministero Elisabetta Cenicola. Previo visto del procuratore Giuseppe Pignatore, il magistrato che assunse la titolarità degli accertamenti dopo che il giudice per le indagini preliminari, Emanuele Cersosimo, nel 2007 ne respinse una analoga sul duplice omicidio, disponendo ulteriori accertamenti. Questa è una cosa assolutamente indecente, non solo sono passati 23 anni e ancora non abbiamo capito mandanti, chi sono stati i mandanti e gli esecutori, non abbiamo capito ufficialmente, anche se tanto si è scritto a riguardo, ma addirittura un ulteriore schiaffo alla famiglia e a noi tutti con questa richiesta di archiviazione. Dunque, non ci sono altre notizie di particolare rilevanza, salvo rimandarvi alla lettura della sezione dedicata ad Alternativa e Pandora TV, il ponte di Kerch, destino della Crimea di Giulietto Chiesa, migranti in Italia, Giulietto Chiesa stanno giocando sull'equivoco di false assicurazioni e ancora sulla Corea del Nord, Giulietto Chiesa dichiara missile balistico non è credibile, la partita USA. Bene, con questo è tutto. Io mi scuso per la pessima lettura che ho dato, ma purtroppo, ripeto, l'ora è tarda e l'occhio anche. Passo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, qualora ce ne fossero. Massimo. Sì, infatti ne abbiamo, adesso ve li dico subito, stavo guardando se ci fossero nel frattempo degli aggiornamenti, ma vedo solo questo, siamo in Messico, c'è stato uno scontro tra bande, ci sono dei morti, almeno 26, che sono morti in un violento scontro a fuoco, tra bande rivali di criminali in una zona montagnosa dello stato di Chihuahua nel nord del Messico. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Procura Generale, lo scontro è avvenuto vicino a Las Varas, piccola località nel comune di Madera.
Poi c'è una notizia dell'ultima ora, ve la do al volo. Lo storico portavoce di Papa Giovanni Paolo II, Navarro Valls, è morto. L'ex direttore della sala stampa del Vaticano aveva cominciato a lavorare come medico psichiatra, poi giornalista, fino a diventare l'indimenticabile portavoce di Papa Wojtyla. Era nato, lo ricordiamo, in Spagna 80 anni fa, aveva rassegnato le dimissioni l'11 luglio del 2006. È tutto per l'informazione, a te la linea nuovamente. Grazie a Massimo Bonella. Alle 23.01 io saluto voi tutti gli ascoltatori di Radio Science. Saluto Ugo Moreno che ci ha assistito con la regia da Modena. Ciao Ugo. Saluto il nostro Saiuz Rosario Moreno da Treviso che è dietro le quinte. E vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22, per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. La prossima settimana il nostro direttore ci ha garantito che sarà con noi, quindi non dovrete subire e sorbettarvi la mia pessima lettura. E vi saluto, vi auguro la buonanotte e vi do Scusa appuntamento a Antonella, mercoledì prossimo. Dimmi, Bonella. A scusami se ti vengo così gamba brutalmente, tesa, sì. sì, anche con due gambe tese è il caso di dire questa sera, ma è giusto, visto che siamo al termine, ricordare che in questo momento va in onda sulla televisione che copre tutto l'Alto Adriatico, Video Telecarnia, il nostro settimanale dal titolo Pianeta Oggi Report. Ecco, Video Telecarnia, canale 46 da Piancavallo. È tutto veramente, a te la linea, anzi chiudiamo assieme, ci congediamo assieme dei nostri ascoltatori. Scusa ancora Antonella. No, figurati Massimo, diamoci e diamo la buonanotte a tutti gli ascoltatori di Radio Science. Arrivederci.